C'è una classifica dove il Milan è inesorabilmente ultimo. Il rapporto tra il monte ingaggi e la posizione in campionato. Ha fatto molto discutere 115 milioni, più o meno la cifra del monte ingaggio, a fronte di una posizione in classifica che oggi vede il Milan al settimo posto. Stavo dicendo, ha fatto molto discutere l'indiscrezione che vorrebbe un Milan ridurre in maniera importante il monte ingaggi. Perché, e anch'io sono un po' da quella parte, ma sto forse convincendomi del contrario, perché più il monte ingaggi è alto, più arrivano grandi giocatori, più si vince. Non è sempre così. Ne vediamo uno su tutti, il Paris Saint-Germain, che certo vince in Francia, dove francamente non è difficile emergere con quella qualità della rosa contro squadre francamente molto inferiori. Però c'è un altro esempio che io vorrei portare sulla bilancia come spunto di riflessione. Sapete quanto è il monte ingaggio di una squadra oggi nei quarti di finale di Champions League? Il Lipsia, sempre il Lipsia, riferimento non casuale. 70 milioni di euro. E il Lipsia, giocatori sotto i 24 anni, che sono fra i primi 8 in Europa e sta lottando col solito strapotere del Bayern, con la tradizione del Borussia Dortmund, ma la squadra di Nagelsmann è lì. E questo è il punto di riferimento. Non parliamo della solita Atalanta, dove però le aspettative, abbiamo sempre detto, sono diverse, ma come ricordava anche oggi Adriano Galliani in un'interessante intervista al Corriere dello Sport, è una delle meraviglie d'Europa. Adriano Galliani loda l'Atalanta, si diverte, ma mi divertivo anch'io nella scorsa stagione. L'Atalanta è una squadra divertente sempre. E poi le squadre che realizzano tanti gol sono divertenti a prescindere. Ricordo nella stagione 91-92, il primo anno di Fabione Capello alla guida del Milan, che segnò tantissime reti, l'ultimo ricordo un 8-2, credo, a Foggia contro il Foggia, tantissimi gol, divertimento, spettacolo. Parliamo tanto del Milan di Serie B. Ah, il Milan in B, ebbene in quegli anni 5-1, 5-1, 4-0, 3-0, un altro Milan divertente, gol uguale divertimento. E stavo appunto arrivando lì. L'Atalanta non ha un monte ingaggi certamente elevato, ma stiamo sull'Lipsia. Ecco perché i dirigenti del Milan vogliono seguire, non l'esempio, il Milan non deve seguire, il Milan deve essere un esempio, non deve seguire gli esempi. Ma la filosofia dei bassi ingaggi non è sempre correlata a sconfitte o a brutte posizioni in classifica. Basta scegliere i giocatori giusti al momento giusto con il costo giusto. Quindi questa filosofia che anche a me fa venire un po' i brividi, gli ingaggi bassi. Ci può essere l'eccezione, ovviamente. Ma ripeto, il Lipsia, che è una squadra divertente, che ha dominato il Tottenham, che avrà 30 o 40 milioni in più di monte ingaggi, però la filosofia, lo stile, il modo di giocare, le strategie fanno sì che deve essere un po' questa, soprattutto adesso, perché dopo questa tragedia che sta colpendo Milano, l'Italia, la Lombardia, il mondo, anche il mondo del calcio si dovrà un po' adeguare, bisognerà andare a cercare progetti giovani che non siano tanto costosi. E quindi muoversi già seguendo queste orme in un mondo del calcio futuro che forse, io mi auguro di no, ma forse non potrebbe più avere i 100, i 200, i 180 milioni, 200 per Mbappé o per i Neymar, e allora ecco che per andare avanti servono idee, in questo momento servono idee, strategia e coraggio. Quindi, ripeto, non è sempre detto che ingaggi bassi uguale posizione bassa di classifica. Lo dimostra il Milan purtroppo in questa stagione, ingaggi figli di annate precedenti,
che non voglio rinnegare, di filosofie precedenti, di filosofie precedenti, di momenti precedenti, di momenti storici precedenti. Quindi in quel momento era giusto così, adesso è diverso. Poi ripeto, ci possono essere le eccezioni. Le eccezioni sono una base. Un Donnarumma a 6 milioni oppure portarlo a 7, lui è uno dei fuoriclasse, all'uno, a due fuoriclasse si può dare senza che i compagni protestino. Però ripeto, poi la media deve essere una media di ragazzi giovani, 70 milioni, ripeto, il monte ingaggi dell'Ipsia, è lì che si deve forse andare. Io più che guardare il monte ingaggi o il guadagno dei giocatori, guardo le idee del club, le strategie, le filosofie del club. Questa può essere una tattica vincente, non tanto solo il denaro. A volte vil denaro, a volte importante per diventare grande, ma non è sempre una correlazione così automatica. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.